Überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind dir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's Radine dumm. Oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Alles klar, Herr Kommissar. Hey, wunderbar, sind's. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Un caloroso abbraccio a tutti voi da parte mia. Spero che vada tutto bene. Qui giornata abbastanza bruttina, diciamo. Quindi non proprio una bellissima giornata, però diciamo che adesso comunque sta venendo fuori il sole, quindi diciamo che un po' si sta aggiustando. Allora, io intanto prima che mi dimentico volevo ringraziare tutti voi appunto per aver raggiunto quota 350 iscritti. In effetti volevo farlo ieri il video, poi non sono riuscito a farlo perché non ho avuto il tempo, e poi comunque vi ringrazio anche per ho notato che comunque gli ultimi video che ho fatto, specialmente le pagelle, sono state apprezzate, sono state, diciamo, hanno avuto un buon gradimento, quindi vi ringrazio anche per questo motivo. Soprattutto vi ringrazio comunque per i 350 iscritti che non, come dicevo appunto, per i 300 non mi aspettavo di raggiungerlo, quindi le mie aspettative erano sicuramente minori, nel senso che mi aspettavo comunque di raggiungere magari un numero inferiore di iscritti. Invece mi sto ricredendo, perché vedo comunque che vengo seguito. Io di questo vi ringrazio ovviamente tantissimo. Vedo comunque che i miei video vengono, come dicevi, apprezzati, piacciono. Io cercherò sempre di dare il meglio, ragazzi, perché è chiaro che io sono indirizzato, cioè diciamo che l'argomento prevalente nei miei video, nel mio canale, è chiaramente l'Inter, perché per mia scelta io ho deciso di parlare di Inter e di calcio, quindi naturalmente non tratto tantissime argomentazioni, magari di politica, cioè non parlo di politica, non parlo di gossip, non parlo di vita, di altre cose, altre tematiche, diciamo, che ci riguardano abitualmente, giornalmente, però non escludo che magari in futuro possa trattare anche altri argomenti. Ecco, quindi io non do limiti a questa cosa. È chiaro che al momento sto trattando soprattutto argomenti calcistici, e in particolare l'Inter da interista, quindi parlo soprattutto di Inter, però comunque parlerò anche di altro, ecco, in futuro. E per il resto direi che comunque io ho trattato comunque anche altri argomenti del tipo musicali, ho fatto anche dei video comunque. Se volete andare a vedere, comunque nel mio canale ho caricato diversi video musicali, musica chiaramente a me preferita. Ho messo anche dei video divertenti, tipo il video di Elio e Storia Tesa, La Terra dei Cacchi, anche per farci quattro risate, perché non è propriamente una canzone, diciamo che è soprattutto una canzone demenziale. E quindi per quel motivo lì, anche per ridere un po', l'ho messa su. E poi niente, diciamo che quando sono uscito un po' dal discorso Inter, dal discorso calcio, ho messo soprattutto della musica. In futuro comunque metterò anche altre cose, potrò anche magari affrontare anche altri argomenti, potrei anche parlare di politica, potrei parlare anche di altre cose. Per il momento diciamo che continuo appunto a parlare di Inter, e anche se comunque siamo agli sgoccioli, perché ormai il campionato comunque si sta avviando al termine, c'è anche il discorso comunque calcio mercato, ecco, che riempirà sicuramente
tutta l'estate, è un argomento molto caldo, quindi sarà un'estate caldissima, appunto, perché quando si parla di calcio al mercato noi italiani soprattutto impazziamo, perché diciamo diamo i numeri, perché il calcio al mercato ti fa anche sognare, ti fa anche sognare di prendere dei grandi campioni, tutte queste voci anche. E quindi saremmo molto, diciamo, termina diciamo il calcio giocato, nel senso finisce il campionato, ma inizia comunque il calcio, un altro tipo di calcio, ecco, che appunto si parla di mercato, si parlano di altre cose. Stasera volevo ricordarvi che c'è la finale di Coppa Italia, partita secondo me assolutamente da guardare tra Atalanta e Lazio a Roma. Ne vedremo appunto questa Atalanta dei miracoli, cosa farà contro la Lazio. E poi ci sono ancora altre due partite di campionato, la prossima la giocheremo a San Paolo contro Napoli. A noi comunque a questo punto bastano tre punti, quindi se noi a Napoli dovessimo disgraziatamente perdere, comunque abbiamo sempre il set point a Milano, l'ultima giornata di campionato contro Napoli, quindi contro Napoli che sarà già sicuramente spacciato o sarà salvo, ecco, comunque per l'ultima giornata di campionato l'Empoli, il destino dell'Empoli lo conosceremo già, quindi l'Empoli, il suo destino si deciderà sicuramente in questo weekend, ecco, perché non credo che arriverà alla fine del campionato ancora per lottare appunto per la salvezza, almeno quello è quello che penso io. Quindi ci bastano quei tre punti, direi che questo terzo posto ormai dovrebbe essere abbastanza aggiudicato, quindi comunque centriamo l'obiettivo Champions. E niente, adesso chiaramente non è un risultato diciamo esaltante, perché dall'Inter ci si aspetta sempre qualcosa di più, è una squadra comunque che deve provare sempre a concorrere per lo scudetto, a lottare per lo scudetto. Purtroppo noi eravamo già fuori dai giochi quest'inverno, quindi ovviamente non è proprio una stagione non è stata proprio una stagione brillantissima, ecco, per i nostri colori. E poi mettiamoci anche che sono sfumati anche altri obiettivi stagionali, Europa League, la Coppa Italia, quindi ci centrerà solo questo obiettivo Champions, questo miglioramento del quarto posto dello scorso anno. Questo si raggiungerà quasi sicuramente, secondo me, questo terzo posto, si chiuderà con questo terzo posto, però se non è proprio il risultato, diciamo, quello che vorremmo noi, ecco, noi interisti, cioè andare a giocarci lo scudetto e giocarci proprio le primissime posizioni. Quindi niente, comunque voltiamo pagina, parliamo poi di calcio quando tempo debito, questo fine settimana. Io comunque ho fatto le pagelle, appunto per concludere il discorso calcio, ho fatto le pagelle, se volete andarle a vedere. Chiaramente mi sono tenuto un po' basso, perché comunque la prestazione col Chievo non è stata proprio il massimo, quindi la media è sui 5,5 di voto, diciamo la media 5,5. Poi vabbè, c'è qualcuno che è addirittura Napolitano 7, c'è qualche, c'è uno di 6,5, ci sono giocatori comunque che hanno giocato abbastanza benino, molti 6, però sì, soprattutto dei 5,5. E niente, io ragazzi ho concluso, vi ricordo che fine settimana comunque farò la nona puntata dei tre campioni nerazzurro, altri tre campionissimi dell'Inter, e noi ci vediamo prossimamente magari con altri video. E penso di fare fine settimana una live, però una live senza Hangout, penso che in questi giorni, adesso vediamo, adesso deciderò. E comunque vi aggiorno, vi faccio sapere. Io vi mando un bacione a tutti, vi ringrazio ancora comunque per le 350 iscrizioni, vi mando un bacione, noi ci vediamo molto presto per altri video.
e come vi dico sempre, prima di chiudere, amala sempre comunque. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima e sempre forza Inter. Un bacione, ciao.